Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua con un nuovo video dedicato a Plague Inc. Evolved, il grande ritorno. Perché? Perché hanno aggiunto, cosa che molti non sanno perché è passata abbastanza inosservata, una nuova avventura nella campagna principale del gioco. È un vero e proprio DLC gratuito, se così vogliamo definirlo, che si chiama esattamente Piaga Ombra, patogeno mutageno senziente, provoca una terribile sete di sangue. Io non potevo sottrarmi al provare questa cosa dopo circa 30 e passa ore su questo gioco, che a me almeno ha creato una sensazione paurosa, per cui vediamo un po' com'è e speriamo che sia all'altezza di quello che abbiamo provato prima. Mamma mia. Il seguente nuovo tipo di gene è stato scoperto e sbloccato: Xerofilo, un giocatore singolo. Vabbè, allora ovviamente non possiamo fare niente su questo tipo di patogeno. Dunque, io, allora, visto che parliamo di un gene che teoricamente trasforma appunto la gente in vampiri, per certi versi, mi butterei su l'epidemia a maggiore probabilità di attraversare un confine di terra chiuso, così evitiamo problemi. Poi ci aggiungerei... dai alla tua epidemia un bonus in tutti gli ambienti, così siamo un attimino facilitati e basta, non abbiamo nient'altro. Vediamo come va così. Allora, difficoltà normale direi, trucchi disattivati, Nox Eternis, lasciamo il nome ufficiale. Allora, qualcosa si sta svegliando. Centinaia, no, secoli fa, l'umanità, no, scusate, allora, ce l'ho, allora. Secoli fa, un umano vicino alla morte fu infettato da un patogeno senziente, la piaga ombra. Sepolta in profondità nel sottosuolo, l'umano è stato lentamente consumato e trasformato. Cavolo. Scegli dove deve emergere il tuo vampiro. La piaga ombra si è completamente mutata nel DNA del suo ospite e l'ha trasformato, no, e ha acquisito grande potere. Adesso, alimentata da una fame eterna, è tempo di riunirsi al mondo. Questa volta l'umanità cadrà. Mamma mia, che angoscia terribile. Allora, io partirei, come sempre, dall'amatissimo Madagascar, che è il luogo più difficile da contagiare insieme a questa, all'Antartide. Allora, un vampiro si sveglia in Madagascar. Il mondo è incredibilmente cambiato, ma il vampiro riesce già a fiutare il sangue di miliardi di umani pronti a essere consumati e soggiogati. Mi sta venendo un'angoscia terribile. Allora, tanto come funziona qua? Allora, storia evolutiva, serie di sangue, vabbè. Piaga ombra, ok. Trasmissione, spendi punti di DNA per far evolvere e non c'è niente da far evolvere qua. Sintomi: il vampiro lancia la piaga ombra per soggiogare l'umanità, le vittime sviluppano gravi ecchimosi. Non costa niente, evolvi. Ah, così secco. Vampiri. Oh, allora, il vampiro può entrare in uno stato di furia sanguinaria e attaccherà le strutture minerarie di ricerca se presenti, altrimenti estrarrà il DNA dalla gente. Aia. I vampiri si nutrono bevendo il sangue delle vittime da vive, prosciugandole totalmente. Il vampiro può trasformarsi temporaneamente in un pipistrello gigante e permette di raggiungere i paesi vicini. Ma è meraviglioso. Facciamolo. Poi, il vampiro è in grado di crearsi un antro per riposarsi e guarire. Inoltre genera DNA. Beh sì, direi di sì. Facciamolo. Poi, ma io questo qui delle strutture minerarie aspetterei. Andiamo su sintomi. Allora, gli infetti soffrono di insonnia e infettività aumentata. Bella. Poi, si creano cisti piene di pus scuro, aumenta l'infettività e rende leggermente meno efficace la cura. Lo potremmo fare più avanti. La minore densità di globuli rossi provoca pallore nella vittima, aumenta l'infettività. Un punto. Why not? Le vittime sviluppano ulteriore massa muscolare e hanno un aspetto più sano e attraente, aumenta l'effettività. Assolutamente sì, questa mi sa che è determinante. Poi, steroidi ausiliari manipolano la produzione di feromoni. Il carisma delle vittime rende più facile manipolare o sedurre il prossimo, aumenta l'effettività. Carino.
crea un nuovo vampiro potenziato mutageni tossici. Quasi tutte le persone contagiate moriranno, ma sarà possibile trovare un ospite adatto. Riutilizzabile. Vabbè, no, per il momento aspettiamo. Vabbè, io andrei sulla manipolazione psicologica, che è sempre tanta roba quando si tratta di ste cose. Abbiamo un punto DNA, per cui basta così. Allora, il vampiro dà origine a un ceppo unico della piaga omba di nome Nox Eternis, che si diffonde indipendentemente dal vampiro. Gli umani infetti non hanno idea di cosa abbia in serbo per loro il vampiro. Mamma mia. Allora, qua era la trasformazione in vampiro e qua non mi ricordo che cos'era. Un attimo. Il simboletto era questo, che fa il vampiro è in grado di crearsi un antro per riposarsi. Ok. E non è quello che ci interessa. Va bene. Il tuo vampiro può cambiare il mondo. Il tuo vampiro è indicato da un'icona rossa sulla mappa del mondo. Possiede poteri e abilità uniche che dovrai usare con attenzione nella tua missione per avvolgere nell'oscurità il mondo intero. Comunque è fatta veramente bene sta cosa, DLC veramente tantissima roba. Oppure la musichetta terribilmente angosciante. La mafia danese sta diventando troppo potente. Gli eventi recenti relativi alla mafia danese hanno spinto il cancelliere tedesco a commissionare una nuova indagine sul crimine organizzato e sui comportamenti antisociali. Vabbè. E a noi della mafia danese? Vabbè. Ma se io mi spostassi tipo in Sudafrica, volando, si potrebbe fare? No. Ah, ecco, ok. E sto volando e qui l'infettività aumenta lo stesso, perfetto. Era quello che speravo. Certo però che se tutti quelli che infettiamo muoiono diventa complicato aumentare l'infettività. Io vorrei fare qualcosa per... il vampiro si adatta al mondo moderno e riesce a nutrirsi senza dare nell'occhio, nascondendo la propria presenza. Per gli umani è più difficile scovare il vampiro. Direi di sì, che è abbastanza fondamentale. Ok, procediamo. Eh no, perché il livello di morti era leggermente troppo alto rispetto a quelle che sono le nostre attuali capacità infettive e rischiavamo di fare una finaccia. Aumentiamo un po' la velocità. Poco poco, senza andare sul massimo, perché sennò mi sfugge di mano. Intanto in Madagascar... Oh, vedi che... Piano piano... Dunque... Il vampiro fa vita a centinaia di umani ogni notte e li marchia con il sangue, infettandoli con la piaga ombra. Vabbè. Facciamo lavorare sto vampiro. Oh, vedi che è decollato in Sudafrica. Spostiamoci da qua in Africa centrale, così tanto qui penso sia decollato da solo il discorso. Bene. Contagio in Africa centrale, sta andando da paura, direi. Allora, malattia sconosciuta individuata in Madagascar. Le autorità di Madagascar sono preoccupate per un patogeno di nome Nox Eternis. L'analisi genetica indica similitudini con le malattie dei pipistrelli. Tra i sintomi sugli umani si annovera la comparsa di lividi. Ci hanno scoperto. Allora, che stiamo a fare? Ecco, si è sbloccata la trasmissione. Il patogeno sopravvive al di fuori del campo trasmesso da oggetti esterni. Aumenta l'infettività, specialmente in ambienti aridi. Che potrebbe essere buono. I cambiamenti genetici nei virus aumentano l'infettività, le mutazioni e rendono possibile l'infezione tra le specie. No. Permette agli organismi di diffondersi tramite il sangue, aumenta l'infettività, specialmente in regioni povere. No, la probabilità di mutazione la voglio mantenere al minimo. Patogeno sospeso nella particella di liquido espulsa dagli infetti, aumenta l'infettività soprattutto in ambienti umidi. No, io andrei su questo. In ambienti aridi, visto che stiamo conquistando l'Africa, andiamo su questo. Allora, Madagascar ormai è quasi del tutto infetto. Ci sono vampiri ovunque. E non ci sono morti. Cosa molto buona. Si è infettato qualche posto nuovo? No.
Allora, abbiamo conquistato ufficialmente Madagascar. Manca tipo pochissimo. Ci serve qualcosa per aumentare un po' l'infettività. Se no, non si riesce a... Il patogeno è in grado di sopravvivere in una maggiore varietà di superfici. Aumenta l'infettività, specialmente in ambienti aridi. Andiamo avanti con questo. Che secondo me... Oh, vedi? Siamo arrivati in Libia. È decollato. Il virus mi è decollato. Allora, che si può fare per rendere la cosa ancora più violenta? Io andrei su aria. Anzi, andiamo su acqua. Andiamo su acqua. Trasmissione via nave, ecco. Visto che ci sono parecchi porti, siamo arrivati alle porte dell'Egitto e in Sudafrica. Oh, vedi, siamo arrivati pure in Australia. C'è una cosa tipo per... No, che cosa sto facendo? Una cosa per... eccolo, questo volevo. Tolleranza agli antibiotici. Ogni antro costruito in un paese ricco aumenterà l'efficacia della piaga bomba nei paesi ricchi. Oppure, aumenta la velocità di cura dei vampiri nell'antro. Ma io non mi devo curare per il momento. Il vampiro è in grado di raggiungere istantaneamente qualsiasi antro nel mondo, a prescindere dalla distanza. Allora tocca fare gli antri, però. Creiamoci un antro. Allora, creiamolo qua. Vampiro crea un antro in Africa centrale. Nascosto dagli umani, questo antro è una base per il vampiro. Qui è in grado di curarsi e di generare DNA conducendo esperimenti genetici su oggetti su soggetti infetti e in salute. Mamma mia, è di un cupo questo DLC. Oh, siamo arrivati in Argentina, Brasile, Arabia Saudita. Nox Eternis fatica a diffondersi nei climi inospitali. Per contagiare la gente in paesi caldi, freddi o ricchi, dovrai migliorare i tuoi antri per fornire loro tolleranze specifiche ai diversi climi. Dopodiché dovrai costruirli in paesi chiave. Va bene, tutto chiaro. Dunque, i vampiri riescono a trasmettere la piaga ombra tramite una grossa nube. Decine di migliaia di infetti ogni giorno. Ci piace. Ci piace tanto sta cosa. Vampiro si nutre e attira l'attenzione in Africa centrale. Il vampiro si nutre bevendo il sangue delle proprie vittime, lasciando dietro di sé una scia di corpi prosciugati. Presto gli umani si renderanno conto di quello con cui hanno a che fare. E allora tocca rallentare un attimo e pianificare il da farsi. Dunque, pianifichiamo. Il vampiro continua a secendere la piaga ombra ovunque vada. Potrebbe essere un'idea. Oppure. Questo vabbè, l'abbiamo già fatto. Scarica di testosterone che aumenta sensibilmente la massa muscolare. Aumenta l'infettività, ma può anche rivelarsi letale. No, la letalità non la vogliamo per adesso. No, io andrei su trasmissione. Però. Ci serve un altro punto. Un punto DNA e ci siamo. Io comunque potrei pure spostarmi arrivato a sto punto. Mi affaccerei un po' all'Europa. Andiamo. Nella lista d'allerta. Ha fatto il suo ingresso nella lista d'allerta dell'OMS a causa della sua capacità di provocare gravi lividi sulle vittime. I governi sanno che potrebbe diventare inarrestabile, quindi inizieranno a curarci. Anzi, hanno già iniziato, 1%. Tosta, eh. Devo sbrigarmi, ok. È chiaro il concetto. Andiamo in Inghilterra, allora. E mi creo un antro nel Regno Unito. Ok. Creiamolo qui. Bene. E a sto punto io andrei pure qua, dove creerei un altro antro. Tanto qua ormai si infettano da soli. Bene. Anzi, l'antro ce lo facciamo qua, in Groenlandia. Nuovo laboratorio costruito in Canada per curare Nox Eternis. Allora,
Dobbiamo andare in Canada a sfasciare tutto. Pustole oscure presenta sintomo. Aia. Nox Eternis ha compiuto una mutazione e ha sviluppato il sintomo pustole oscure senza usare punti DNA. Io non le gradisco queste cose. Devo dire la sincera verità. Allora, facciamoci l'antro. E buttiamoci su la capacità di attaccare. Allora, il vampiro può entrare in uno stato di furia sanguinaria e attaccherà le strutture militari di ricerca se presente, altrimenti estrarrà il DNA dalla gente. Questo ci serve. Poi, se il vampiro non viene attaccato durante la furia sanguinaria, entra in uno stato di trance che gli permette di guarire velocemente mentre si nutre. Oppure, la mutazione della corteccia surrenale aumenta l'adrenalina e scatena attacchi violenti. La furia sanguinaria diventa più potente. Potrebbe servire. Allora, io direi di andare di furia sanguinaria qua. Non era qui il posto, dannazione. Allora, andiamo in Canada. Si sta... dunque, la... mi ricordo che avevamo visto la cosa che si poteva... ecco, il vampiro è in grado di raggiungere istantaneamente qualsiasi altro nel mondo. Ecco, questo qui l'avevamo già sbloccato. Per cui... ma io aumenterei questo qua che diventa più lento, così ci sbrighiamo. Ok, quindi sfondala, perfetto. Risolto il problema. Poi io devo viaggiare qua. Come faccio a viaggiare? Non è stata fornita alcuna informazione ufficiale, ma i rapporti confusi parlano della distruzione completa del laboratorio dell'OMS in Canada e di parecchie vittime. La perdita di questo laboratorio rappresenta un grande passo indietro nella lotta a Nox Eternis. Bene. Io voglio tornare qua. Perfetto. E dunque, noi dobbiamo andare... Io devo sfasciare sto laboratorio, ma ci devo prima andare... Quindi da qua andiamo qua. Allora, intanto potenziamo l'infettività. Dunque, ogni antro costruito in paese caldo aumenterà l'efficacia nella piaga nei paesi caldi. Vabbè, non è che ci interessi granché. Il vampiro si unisce all'oscurità ed è in grado di muoversi di notte senza farsi vedere. La furia sanguinaria diventa più potente. Io andrei avanti su questo. Aumenterei anche questo. Il vampiro continua a stagionare nella piaga ombra ovunque vada. Così. Tocca sfasciare sto posto. Allora. E quello è stato distrutto. Poi spostiamoci qui. Facciamo fuori pure quest'altro. È tosto comunque, eh. Poi da qui andiamo qui. E facciamo fuori pure questo. Io non capisco dov'è esattamente il centro di ricerca. Omicidi del culto sanguinario continuano in tutto il mondo. Con l'aumentare delle vittime, i governi stanno collaborando per fermare i brutali omicidi del culto sanguinario. Finora non hanno ancora catturato nessuno, ma sostengono che sia questione di tempo. Vabbè, se lo dite voi. Io andrei da qua a qua. Così facciamo fare pure salto al laboratorio di ricerca. Bene. Adesso stanno aumentando esponenzialmente i laboratori. Allora, è ora, credo, di iniziare un po' a creare nuovi posti. Allora, ci serve. Se il vampiro non viene attaccato durante la fase sanguinaria, vabbè. Aumentiamo questo e andiamo su sintomi. Perché a questo punto... Crea un nuovo vampiro producendo mutagini tossici. Quasi tutte le persone contagiate moriranno. Ma perché? Io non voglio una cosa così. Andiamo sull'infettività aumentata per via aerea. E poi... Vabbè, qua non possiamo fare niente. Nulla. Sbrigati. Porca miseria, è lontanissimo. Dobbiamo distruggere quest'altro coso. Ok.
Leader del culto sanguinario trovato in Pakistan. In Pakistan le autorità hanno confermato di aver rintracciato un individuo altamente pericoloso, presunto responsabile dei terribili omicidi del culto sanguinario che hanno sconvolto il mondo. Vabbè, poveri illusi. Andiamo a distruggere sto laboratorio in India. Ok. La Templar Industries svela la minaccia globale dei vampiri. La misteriosa multinazionale ha rivelato che dietro agli omicidi del culto sanguinario, al diffondersi di Nox Aeternis, si cela un vampiro. La Templar si è detta pronta a difendere subito l'umanità. Addirittura. Abbiamo anche... Allora, io devo andare qua. Sta facendo tosta. Allora, andiamo qui. Dovrebbe essere l'ultimo. Ci siamo? Sì. Bene, allora. La ricerca però sta continuando, nonostante la distruzione dei vari laboratori, per cui complichiamogli un po' la vita. Allora. Dunque, ogni antro costruito in un paese ricco aumenterà... No, non ci interessa. Il vampiro raddoppia la sua apertura all'area di pipistrello, aumentando la distanza di volo e la velocità. Oddio. La piaga ombra è rutta da ogni poro del corpo del vampiro. Milioni di umani vengono infettati ogni giorno. Ci piace. Bene. Sintomi vari. Allora, c'è qualcosa che riduce un pochino le ricerche? Più difficile da curare, aumenta la possibilità di reazioni allergiche per distrarre il sistema immunitario. Più difficile da curare, bene. Tosto. Allora, la Templar Industries attiva protocolli militari, sostenendo che l'umanità rischia l'estinzione. La Templar Industries ha attivato basi militari all'avanguardia in tutto il mondo per combattere la minaccia del vampiro. Va bene. Tocca fa botte, fondamentalmente. Andiamo in Corea a spaccare tutto. Il combattimento impazza. Templar al lavoro sulla cura per Nox Aeternis. La Templar si impegna a usare le proprie strutture di ricerca militare per trovare una cura per Nox Aeternis. Vogliono sfruttare la propria conoscenza del vampiro per spingere la ricerca in nuove direzioni. Perché non sto sfasciando? Ah, ecco. Ah, ho capito finalmente il discorso della cura. Si sta svuotando la bara. Base della Templar in Corea distrutta dal vampiro. Avvolto dall'oscurità, il vampiro ha attaccato la base della Templar. I sopravvissuti sono riusciti a raggiungere altre basi con informazioni che li aiuteranno a combattere il vampiro in futuro. Vabbè. E noi li andiamo appresso, però. Andiamo a sfasciare. A parte no, fermi tutti. C'è una base pure qui. Allora. Più difficile da curare, 16 punti. Però a noi servirebbe una cosa che velocizzi la cura. Aumenta la velocità di cura dei vampiri nell'antro. Eccolo. Ce la faremo. Bisogna sbrigarsi. Attacca. Mi sta per morire il vampiro, credo. Tempo a preparare i droni per attaccare gli anti del vampiro. Addirittura. Vabbè, voliamo via. Curati qua dentro. Si è fatta brutta, eh. Vampiro costretto alla ritirata. Sì. Chiama altri vampiri in aiuto e falli evolvere per aumentare la potenza della loro furia sanguinaria e rientrare i templari. Come faccio a chiamare altri vampiri? Scusate, panico. Mi sono perso qualcosa. Dunque. Crea un nuovo vampiro producendo mutageni tossici. Oh, proviamo. Che vedevo dire? Sono curioso di vedere che cosa succede. L'inizio del risveglio del vampiro. Milioni di persone saranno uccise da Nox Aeternis in cerca di una vittima da far diventare vampiro. Per accelerare il processo contagia più persone. Il risveglio del vampiro può essere utilizzato a ripetizione. Ah, ecco.
Allora, dunque, io sono quasi del tutto curato, per cui riparto in Inghilterra. Oh, se mi dai il click, magari ci arrivo. All'attacco! All'attacco! Sta funzionando? Oh, meno male. Dovremmo farcela in teoria. Io potenzio. C'è un modo per potenziare ulteriormente la furia sanguinaria? Non ce l'ho. Dunque. Tosta, eh. Non ce la fa. Non ce la fa. Non ce la fa, maledizione. Oh, nuovo vampiro gratis in Svezia. Dopo aver ucciso milioni di persone, la piaga Omba ha infine manipolato il DNA di una vittima contagiata in Svezia, trasformandola in un vampiro. Il nuovo vampiro deve rimettersi completamente in forze. Oh, mo se ragiona. A parte che si sta facendo bruttissima sta cosa, perché stanno al 75% di cura. È dura. Che posso fare per complicargli la vita? Più difficile da curare. Aumenta l'infettività. Cerchiamo di rendere la cosa un po' più elaborata. 75% di nuovo, 76. Bisogna agire rapidamente, non abbiamo tempo da perdere. All'attacco. Solamente questo ci può salvare. E io devo sbrigarmi qua. Allora, una base è distrutta e sono calato al 69%. Dai. Non c'è tempo da perdere. 80%. Aumentiamo qualcosa. Non so bene cosa, ma tocca aumentare qualcosa. Dunque, che cosa faccio? L'aumenta la velocità di cura dei vampiri nell'antro. Questo qua quanto costava? 37, no, aspetto, a sto punto. 32. Dai. Ce l'ho. Vai. Letalizza. Mamma mia, al pelo! Ma c'è una base lì! Ma non l'avevo mai vista! Allora, calma e sangue freddo. Bisogna arrivare qua. Buoni tutti. Allora, l'aumenta la distanza di volo. Ci servono 22 punti. Non ci arriveremo mai. Ma mai nella vita. Ottantuno, ottantadue, ottantatré. Non ce se fa. Dunque, notevole aumento di ragazzine con un debole per gli uomini pallidi e tenebrosi mette in difficoltà la polizia. No, non ce la facciamo. Devo inventarmi qualcosa per bloccare un attimino tutto. Dunque, 20 punti. Non abbiamo niente ancora. Non ce se fa. Non mi ero accorto di sta base, maledizione. La gente si sta formando gruppi per dare la caccia al vampiro. 20, 97, 99, 100, niente. Cura per Nox Eternis completata. È stata scoperta la cura per Nox Eternis che verrà spruzzata da appositi velivoli ad alta quota in un mondo che possa venire assorbita dalla pelle delle persone contagiate. Bene. Che se può fa? Credo poco. Credo poco in niente. Ormai. L'unica potrebbe essere quella di. Non lo so se adesso possiamo fare in modo che cambi qualcosa, ma dubito, arrivati a questo punto, sì. Però,
scusate, il fatto che la gente si sta curando non implica che io non possa rinascere, visto che ho due vampiri sani. Non so se è game over, come succede normalmente con i virus. Perché in teoria potrebbe anche non esserlo. La cura avvelena il vampiro in Gran Bretagna. Aia. Il vampiro in Gran Bretagna è costretto a nutrirsi di umani che si sono sottoposti alla cura per Nox Eternis. Il loro sangue è tossico per chi è affetto dalla piaga Umbra. E il vampiro viene avvelenato quando si nutre. Bene. Allora, vampiro mio, ti stanno spaccando qua. Vampiro Nuova Zelanda prossimo alla morte. Gli umani di Nuova Zelanda stanno attaccando il vampiro che si è ferito gravemente. A meno che non sia in grado di fuggire, morirà presto. Bene. Fuggi. Ce la fa? Sì. Vampiro ucciso in Gran Bretagna. Un vampiro è stato ucciso in Gran Bretagna. Il suo corpo infetto è stato avvolto dalle fiamme emanando un denso fumo nero. Vampiro ucciso in Pakistan. L'abbiamo perso. Bene, fa piacerissimo. Un vampiro è stato ucciso in Pakistan. Il suo corpo infetto è stato avvolto dalle fiamme. Vabbè. Bene. Nox Eternis deve essere sradicato. Il mondo è sopravvissuto al vampiro e presto sradicherà per sempre Nox Eternis. I morti non verranno dimenticati. Finita. O no? Sì, sconfitta. I vampiri e Nox Eternis sono stati debellati. Vabbè, ragazzi, io devo dire, gran bel DLC. Col fatto che è gratuito, poi, cioè, per essere gratuito è una bomba, che dire, ragazzi, io sono contento. Spero che vi sia piaciuto il video. Spero che nel caso in cui abbiate il gioco decidiate di dargli un'occhiata a questo DLC, perché appunto è gratis. Io vi butto un sondaggio adesso, ma sì, in alto a destra. Fatemi sapere se volete vedere qualcosa in più di questo DLC, per vedere magari se riusciamo a portarla a casa sta vittoria oppure no. Detto questo, io vi ringrazio come sempre di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.